ormai il sistema ci ha, non solo è pervasivo, ma ci ha talmente impregnato che già lo sforzo personale di cambiare le direttive della nostra esistenza sono estremamente difficili. Richiede da parte nostra un impegno mostruoso. Questo ve lo dico perché per me è stato così. Richiede un impegno enorme e a tutt'oggi continuo a scoprire che ci sono settori che io reputavo tutto sommato, continuo a scoprire che pure anche lì mi hanno mentito, Cioè tutto falso, è tutto da rifare. Ora, siccome il Signore non è che ci chiede che noi revisioniamo al 100% la nostra vita, ma ci chiede il pentimento e il ravvedimento, cioè che noi comprendiamo di aver sbagliato, che noi comprendiamo che la nostra vita non è cristiana secondo la legge, comprendiamo che noi siamo entità eterne e che quindi investiamo tempo e denaro in qualche cosa che sia fruttifero per noi stessi, in quanto spirito. Se no buttiamo via la vita, se no generiamo un karma che l'andiamo a pagare. Dice, hai avuto la possibilità, perché eri in una società di benessere, potevi investire sulla tua evoluzione. Non l'hai fatto? Povero. Nascerai in una nazione povera, africano, senza mezzi, e così te lo impari, che coi mezzi bisogna usarli bene. Questo è il karma. Se non l'hai capito, te lo faccio capire. Oppure ci fa nascere malati, che può essere, non è che sempre una condizione karmica, può essere anche una missione incredibilmente cristiana di spiriti senza karma che si incarnano e nella sofferenza fisica sono gioiosi e ci insegnano la sopportazione del dolore. Ma a volte è karma. Cioè non hai sfruttato la salute per ciò che il corpo serviva, cioè evolverti, bene, te la tolgo così te lo impari che la salute è un dono, che la salute è un potere, che nasce in una nazione come l'Italia e quindi permetterti di frequentare lezioni spirituali, cosa che in Africa non si può fare, è un dono. Antonella, l'hai deciso tu di nascere in Italia? Non te lo ricordo. Non lo ricordo, nemmeno io lo ricordo. Ma è un dono perché tu sei ben vestita, tutta carina, pulita, profumata e sei seduta lì tranquilla, hai mangiato, torni a casa, non c'è problema. Se tu non avessi né mangiato, non ti eri lavata e non c'eri casa, lì non c'eri. Quindi avere economia è un dono, avere salute è un dono, avere mezzi è un dono, essere amati è un dono, che ci sia qualcuno che ti spiega è un dono. Perché buttarmi via questi due? Non che io sono un dono, ma siccome io ho capito quando il mio maestro mi parlava che era un dono, io lo riverso ai miei simili perché ho ricevuto un dono e lo devo riversare. Non è che era obbligato, io la conoscenza ce l'ho, non ho bisogno della gente, cioè ormai l'ho capita, la studio, so dove trovarla, ho i soldi, i soldini che mi organizzo per aumentarla e amplificarla, ma la devo riversare, se no il Signore mi taglia la testa. Io devo portare la buona novella in questo tempo di abbruttimento dell'umanità ai miei simili per dare a loro, se vogliono, se volete, l'opportunità, così come è stato per me, di modificare la vostra vita. Quando io non facevo quello che faccio, l'ho raccontato più di una volta, guidavo i treni, facevo il ferroviere, io guardo con orrore a quella vita, dove il mio quotidiano era speso a fare qualcosa che a me, in quanto spirito, non mi serviva un fico secco. Era un prostituire il mio tempo preziosissimo, che è limitato tra nascita e morte, come tutto il tempo di noi qui. Non abbiamo un tempo eterno nell'incarnazione, un tempo limitato, quindi se io perdo 10 ore al giorno del mio tempo a fare una roba che non me ne frega nulla solo perché devo avere fogliettini di carta colorati in tasca, sto buttando via la mia vita. Quindi l'ho riprogrammata e trasformata in modo che io mi sono recuperato il 100% del mio tempo e lo dedico solo ed esclusivamente all'io sono, che sono io e che siete voi. Quindi tutto ciò che io faccio è dedicato all'io sono. Niente escluso, qualsiasi cosa. Anche quando mi riposo, nel riposo, nel riprendere cariche e ripartire all'attacco
nella società contro il male, dove c'è una cultura nefasta dilagante, io mi oppongo, anche che ne ho, signore, uno ne ho risvegliato, ma qual è il valore di un'anima? Voi me lo sapete dire qual è il valore di un'anima? Uno, il valore di uno spirito che viene risvegliato, quello è Dio. Quindi se io ho risvegliato un Dio, io posso morire felice. Poi, siccome sono più di uno, sono tutto contento. Ma noi abbiamo la possibilità di fare questo. Sapete perché? Altro piccolo segreto che non ci è stato insegnato. Perché un'altra legge che Cristo ci spiega nel Vangelo è che esiste la legge di causa-effetto. Pietro, rimpodera la tua spada, perché chi di spada ferisce, di spada perirà. Domanda. Ma la Chiesa Cattolica, che con le guerre, l'Inquisizione, tutte le altre nefandezze, il riciclaggio di denaro sporco, non è un'accusa alla Chiesa, io parlo della parte corrotta, perché la Chiesa è santa, la voluta Cristo, quindi io la difendo. Ma difendo la vera Chiesa, non la Chiesa dei criminali e dei delinquenti. Quindi voglio essere chiaro su questo, sennò la gente pensa che io sono un mangiapreti, assolutamente no. Ho amici preti che sono dei fedeli di Cristo e persone straordinarie che ispirano la mia vita in modo bellissimo, quindi io non sono contro la Chiesa, sono contro il marcio che c'è dentro la Chiesa e contro i gravi errori che purtroppo ha commesso. Quindi com'è possibile che la Chiesa di Pietro, Vangelo alla mano, chi di spada perisce di spada perirà, è andata in giro a scannare milioni di esseri umani, sterminando i Pelle Rossa, sterminando gli Aztechi, sterminando gli Incas, sterminando in Europa con l'Inquisizione centinaia di migliaia di persone, soprattutto donne? Ma scusa, non c'era scritto che di spada perisce di spada perirà? Ecco che la Chiesa si fa ingannare dal demonio e perde la sua santa missione, diventa la grande prostituta, la grande Babilonia che siede sui sette colli. Apocalisse di Giovanni. Uscite da lì, o voi, mio popolo, dice il profeta. Quindi noi dobbiamo usare il denaro, dobbiamo fare politica, dobbiamo fare scienza, ma dobbiamo veicolare tutti questi ambiti alla reale, unica nostra necessità, che è il fatto che noi siamo spiriti. Non c'è nient'altro oltre questo. Tutto il resto, abbiamo detto, lo perdiamo, lo lasciamo, meglio dire. Noi ciò che manteniamo sempre per l'eternità è la conoscenza. Quindi dobbiamo a tutti i costi, passettino, perché ci si deve, la libertà di botto è una grande ubriacatura che può fare anche molto male, bisogna abituarsi alla libertà. Non è che io il giorno dopo Eugenio, mio padre spirituale, mi ha fatto questi discorsi, io ho lasciato il lavoro, vado a divulgare, che bello! No, assolutamente. Ho continuato a lavorare, ho studiato, ho amplificato la mia conoscenza, ho cominciato a viaggiare, cioè ho incominciato a investire una parte del mio prodotto interno lordo in attività finalizzate alla conoscenza che si acquisisce con lo studio e con l'esperienza. Non c'è conoscenza ingurgitando nozioni e poi non facendo nulla. Oggi succede questo, grazie a internet, i giovani, per il fatto di stare davanti a un computer e leggere di illuminati, di quelli, sembra che loro non stanno facendo niente, non ti inganno. Se tu non cambi la tua vita, stare davanti a un computer a leggere cose anche vere, bellissime, ma non fare nulla, non serve a niente, è un altro inganno. Noi dobbiamo studiare, sperimentare, cioè riversare nella società attraverso azioni quello che apprendiamo, anche perché se non lo sperimentiamo è inutile sapere a memoria tutti i libri delle ricette di cucina del mondo e poi non preparare mai un piatto, abbiamo solo perso tempo. Io invece devo studiare una ricetta, devo preparare la pietanza, assaggiare, c'è buona, sono stato bravo, e dopo me ne vado a studiare un'altra, ma quella ricetta ormai l'ho fatta mia, cioè so come si prepara. Quindi per preparare la ricetta devo leggere il libro, devo andare a trovarmi un supermercato, una drogheria, cioè devo andare a cercarmi tutti gli elementi per poi comporre la pietanza, devo comprarmi un forno, una cucina, insomma devo aggregare un notevole numero di elementi, se no sta pietanza non viene fuori. Noi non ce ne accorgiamo, ma preparare un piatto è uno sforzo enorme.
di preparazione della filiera commerciale e tecnologica. Se non c'è il supermercato, se non c'è la drogheria, se non c'è quello che fabbrica i forni, se non c'è il progettista, hai visto? Per fare un cavolo di carbonara, quello che mi deve allevare il maiale, cioè sono tante cose. Quindi se io non so tutto questo e dove procurarmelo, la carbonara non viene fuori. Quindi la bella carbonara spirituale viene fuori da un'esperienza che deve contenere tutti questi elementi. Ma il fine è che io devo imparare e fare mia quella conoscenza. Quindi dobbiamo fare questo, cioè dobbiamo investire piano piano e sempre di più, se vogliamo ovviamente, ma su questo poi ognuno decide per sé. È sperimentare, traslare, quindi la sperimentare la traslazione, vivere la traslazione da una vita prettamente materiale, non perché siamo dissoluti, ma materiale perché l'unico fine delle scelte che facciamo era la materia, anche nel bene, anche il biologico, anche l'incenso, anche lo yoga. Ma che serve fare lo yoga che sei tutte le asanas e poi non fai un fico secco nella società e non capisci un accidente di leggi dello spirito? Non serve a nulla, è tempo perso. Ma faccio lo yoga perché la mia armonia emotiva, il mio corpo che mangia il biologico, nella società sono un leone. Invece di studiare 7 ore, cioè lavorare e studiare 7 ore, grazie allo yoga e all'alimentazione, lavorerò e studierò 12 ore. Bellissimo risultato, grazie anche allo yoga. Non può essere il fine la macchina è in mezzo. Chiaro? Quindi, la cosa importante è la risposta alla domanda che solitamente sorge dopo questa enunciazione. Cioè, ma io da solo che posso fare? Tutto. Se l'ho fatto io, che ero stupido, lo potete fare pure voi. Non ero stupido. Ero ignorante. Peggio di voi. Ero ignorante. La mia vita era fatta solo di materia. Prima che io conoscessi il mio padre spirituale. Solo materialità. Mi piaceva vestire bene, uscire, andare in giro, conoscere delle ragazze, eccetera, eccetera. Facevo la vita che fanno i giovani mediamente. C'avevo soldini in tasca, ho sempre lavorato. Quindi non ho fatto subito il rivoluzionario, ci è voluto del tempo. Ho iniziato a sperimentare, studiare, quindi apprendevo nuovi concetti e poi li applicavo nella mia vita, fino a che dopo anni sono stato pronto quasi per il grande salto, cioè ribaltare completamente la mia vita e lasciare persino un lavoro sicuro che mi sarei portato fino alla tomba come quello di macchinista. Io ero assunto a tempo indeterminato, è ormai una razza estinta. Avevo un contratto a tempo indeterminato. Quindi lasciare questo lavoro, con grandissima sofferenza dei miei familiari, è stato, diciamo, l'atto magno, ormai nel senso del nome, il grande atto rivoluzionario della mia vita, dove mi sono recuperato il 100% del mio tempo, adattandomi ovviamente a un volano economico estremamente ridotto rispetto a quello che avevo prima, ma ridotto economicamente, ma amplificato nella riconquista del mio tempo vitale, che è la cosa più preziosa che abbiamo. Non ci si arriva in un giorno, però all'epoca non la compresi bene, ma c'è una legge dell'universo che è la legge di causa ed effetto, che si può enunciare anche in un altro modo. Chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto. Con queste parole il Signore ci insegna e ci spiega che l'universo è un'entità interattiva. Non solo interattiva perché causa-effetto, badate bene, ma la cosa straordinaria, non ben capita nell'insegnamento del Vangelo, è che l'universo è interattivo ma sensibile unicamente al tenore etico delle nostre azioni. L'universo percepisce e misura l'etica delle nostre azioni e ci risponde in egual misura. Cioè, te lo spiego meglio, se io rubo per sfamare la mia famiglia che sta morendo di fame, avrò un tipo di reazione dell'universo. Se io rubo perché mi piace rubare, perché sono egoista, avaro e gretto, la risposta dell'universo sarà diversa.
Eppure stessa azione, le possiamo mettere esteriormente parallele, uguali. Tutte e due entriamo in un fruttivendolo, tutte e due ci rubiamo una cassetta di mele, non cambia nulla. Ma io era per la famiglia, quindi era per amore, quello era per egoismo. E l'universo reagirà leggendo il tenore etico delle due cause diverse, non reagisce all'esteriorità della causa. Quindi Cristo ti dice che se tu chiedi, cioè quindi fai qualcosa, quindi pensi qualcosa, chiedi, e poi la fai, bussi, bussare e chiedere sono due fatti diversi, quindi io chiedo ma busso, cioè faccio anche l'azione, io ottengo sempre una risposta. Quindi nel momento in cui noi ci chiediamo, dalla condizione infima, dal quale di solito tutti noi, io sono partito da zero, anzi da sotto zero, e di strada ne ho fatto più di quella, non di strada nel senso di carriera, cioè di cose, di esperienze ne ho fatte più di quelle che io mi sarei mai potuto immaginare. Perché? Perché questa legge funziona sempre. Quindi se io ho un progetto, siccome sono eterno, quel progetto, se ci spendo la giusta energia e il giusto tempo, lo otterrò sempre. Quindi noi possiamo fare tutto. Perché possiamo fare tutto? Perché siamo dei. Torniamo sempre lì. Noi siamo dei, siamo divinità in erba, ancora piccoline, e siamo eterni. Quindi a uno che è Dio e che è eterno, c'ha un limite? Sandra, ce l'ha un limite? Non ce l'ha. Quindi che gli... ma io cosa posso fare? Tutto. Il problema è quando quella frase è solo perché è il dito dentro il quale nasconderti perché non c'è voglia di fare nulla. Ma se noi vogliamo fare qualcosa nel tempo, noi faremo tutto. Quello che vogliamo, basta solo deciderlo e avere l'onestà di dire qualsiasi prezzo io lo pago. Che poi si tratta sempre di cessione di aspetti materiali a cui adesso siamo ancora, che no, ma questo è mio, poi mi chiederanno anche questo, no, ma non questo. No, 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 tutto questo non lo posso dare, come faccio? Invece, adesso parlando della mia esperienza, voi non vi rendete conto della meraviglia che i vostri occhi vedranno, che le vostre orecchie udranno, e vi accorgerete che tutte quelle cose alle quali vi aggrappavate non contavano nulla, erano solo polvere.